le prime testimonianze della rivolta popolare, dell'opposizione alle truppe e agli ordini dell'invasore, si hanno all'indomani dell'armistizio. Siamo a Boves, in Piemonte. Nel clima di confusione e di smarrimento seguito all'8 settembre, in località San Giacomo si vanno ammassando 2000 uomini impegnati a resistere insieme contro il nemico. Una colonna motorizzata, dopo la cattura di due tedeschi, si mette in marcia per annientare i ribelli. Ignazio Vian, con 30 uomini, blocca le SS. Queste desistono dall'attacco, ma per rappresaglia distruggono a Boves 741 case. 15 settembre ci hanno radunati 350 uomini in piazza, pronti per essere portati via. Verso mezzogiorno ci hanno messo sulla piazza dicendo: andate in montagna, che i ragazzi vengono giù, quei giovani che sono in montagna, che vengono giù in paese, se no domani porteremo via tutti. E così siamo arrivati al 9 settembre, quando un autocarro di partigiani si è trovato in fondo alla piazza, si è scontrato con due ufficiali tedeschi, li hanno presi e li hanno portati in montagna. Verso mezzogiorno si sono arrivate le autoblinde tedesche, hanno preso due ostaggi, il parroco e l'industriale Vassallo, e l'hanno portato in montagna. Si sono fatti restituire i due prigionieri, e poi, nonostante tutto questo, quando hanno avuto i prigionieri, hanno dato fuoco a Boves, smitragliando e sparando, dando fuoco, e poi hanno portato in piazza questi due ostaggi e li hanno uccisi in fondo alla piazza, bruciandolo vivi. Quando Boves fu incendiata, io ero in casa e non credevo ad una simile barbaria. Allora mi sono deciso a portare un po' di biancheria in cantina, ma subito mi raggiunge una SS con la rivoltella e saccheggiatomi le tasche, mi ha detto di andare via. Sono uscito di casa, ho visto fumo e fiamme da tutte le parti che divampavano ad un'altezza in certi punti di 30 metri. Io ho avuto completamente la casa distrutta, cominciando con, me l'hanno incendiata basso dal negozio, con i lanciafiamme mi hanno buttato giù una vetrina, poi in seguito è andato su fin sopra il tetto. Io mi sono andato su sotto il tetto, poi a un certo punto, quando ho visto le fiamme che arrivavano lassù, c'era ancora una camera che aveva ancora due lenzuola, un letto che non bruciava ancora, mi sono salvato legandomi al balcone e sono sceso nel cortile e mi sono salvato così. Di Boves, la contrada che Vian difese ed è tuttora legata al suo nome, di Boves e del suo dolore rimane il canto improvvisato di un poeta partigiano. Povere mamme che han perso i loro figli, povere spose che han perso i mariti, povera Boves è tutta distrutta per le barbarie del vile invasor. Invasore si hanno all'indomani dell'armistizio. Siamo a Boves, in Piemonte. Nel clima di confusione e di smarrimento seguito all'8 settembre, in località San Giacomo si vanno ammassando 2000 uomini impegnati a resistere insieme contro il nemico. Una colonna motorizzata, dopo la cattura di due tedeschi, si mette in marcia per annientare i ribelli. Ignazio Vian, con 30 uomini, blocca le SS. Queste desistono dall'attacco, ma per rappresaglia distruggono a Boves 741 case. 15 settembre ci hanno radunati 350 uomini in piazza, pronti per essere portati via. Verso mezzogiorno ci hanno messo sulla piazza dicendo: andate in montagna, che i ragazzi vengono giù, quei giovani che sono in montagna, che vengono giù in paese, se no domani porteremo via tutti. E così siamo arrivati al 9 settembre, quando un autocarro di partigiani si è trovato in fondo alla piazza, si è scontrato con due ufficiali tedeschi, li hanno presi e li hanno portati in montagna. Verso mezzogiorno si sono arrivate le autoblinde tedesche, hanno preso due ostaggi, il parroco e l'industriale Vassallo, e l'hanno portato in montagna. Si sono fatti restituire i due prigionieri, e poi, nonostante tutto questo, quando hanno avuto i prigionieri, hanno dato fuoco a Boves, smitragliando e sparando, dando fuoco, e poi hanno portato in piazza questi due ostaggi e li hanno uccisi in fondo alla piazza, bruciandolo vivi. Quando Boves fu incendiata, io ero in casa e non credevo ad una simile barbaria. Allora mi sono deciso a portare un po' di biancheria in cantina, ma subito mi raggiunge una SS
con la rivoltella e saccheggiato mille tasche, mi ha detto di andare via. Sono uscito di casa, ho visto fumo e fiamme da tutte le parti che divampavano ad un'altezza in certi punti di 30 metri. Io ho avuto completamente la casa distrutta, cominciando con, me l'hanno incendiata basso dal negozio, con i lanciafiamme mi hanno buttato giù una vetrina, poi in seguito è andato su fin sopra il tetto. Io mi sono andato su sotto il tetto, poi a un certo punto, quando ho visto le fiamme che arrivavano lassù, c'era ancora una camera che aveva ancora due lenzuola, un letto che non bruciava ancora, mi sono salvato legandomi al balcone e sono sceso nel cortile e mi sono salvato così. Di Boves, la contrada che Vian difese ed è tuttora legata al suo nome, di Boves e del suo dolore rimane il canto improvvisato di un poeta partigiano. Povere mamme che han persi i loro figli, povere spose che han persi i mariti, povera Boves è tutta distrutta.